Appena concluso il convegno SNADIR sui docenti di religione, in particolare sui docenti precari che continuano a essere in gran numero, chiediamo a Orazio come è andato questo convegno, la presenza soprattutto di alcuni politici che hanno posto quelle che sono le loro posizioni e soprattutto su quelle che verranno a realizzarsi nelle prossime settimane al fine di stabilizzare questi insegnanti. Ma il convegno è stato utilissimo perché ha visto in modo chiaro due posizioni espresse, una da parte del rappresentante della Lega, l'altro dal rappresentante del Movimento 5 Stelle. Il rappresentante della Lega ha proposto un testo di legge che non risolve in modo definitivo il precariato degli insegnanti di religione, invece la proposta di legge proposta dall'onorevole Frate risolve in modo strutturale il precariato degli insegnanti di religione, quindi dà una risposta definitiva al precariato di religione. Questo secondo noi è la proposta che va portata avanti con forza, con determinazione, e noi chiaramente riteniamo che bisogna sostenere questa proposta, perché è la proposta non solo dello SNADIR, ma è la proposta del CGIL, CISL e UIL, una proposta che davvero ha a cuore il bene degli insegnanti di religione. Bene, sì. E la proposta, qualora non dovesse essere condivisa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ci si è detto che i tempi devono essere stretti, nell'arco di 6 mesi massimo si vorrebbe arrivare a raggiungere l'obiettivo, lo SNADIR cosa ha intenzione di fare? Ma noi vogliamo che il testo di legge sia un testo che segua un iter veloce, un testo che venga assunto dal governo. Non vogliamo che sia un testo che segua il normale iter e che magari non si concluderà con questa legislatura. Ecco, noi vogliamo che il testo sia assunto dal governo e che entro pochi mesi si arrivi a una determinazione definitiva per la soluzione del precariato degli insegnanti di religione. Quindi, se questo non dovesse accadere, sarete pronti a attuare delle forme di protesta? Diciamo che noi già siamo in stato di agitazione. Lo SNADIR chiede a tutti i docenti di religione di mobilitarsi, tenersi pronti, perché qualora non si riuscisse, la politica non riuscisse a dare una risposta definitiva alle nostre richieste, alle richieste dei precari che insegnano religione, allora bisognerà agire in modo forte e determinato. Bene, ringraziamo Orazio Ruscica dello SNADIR. Grazie.